l'avevano denunciato gli stessi familiari per le continue violenze subite. Dopo aver violato il dispositivo di allontanamento da casa, un 21enne è stato arrestato dalla polizia a Montevarchi in provincia di Arezzo. A carico del giovane, numerosi episodi di violenza sia fisica che verbale nei confronti dei familiari, avvenuti in alcuni casi anche alla presenza della sorella minore. Dopo la denuncia, il 21enne era tornato a vivere con la famiglia ed aveva continuato con le violenze, da qui la decisione del PM titolare dell'indagine di richiedere l'inasprimento della misura cautelare. Il giudice del Tribunale di Arezzo, in considerazione dei gravi episodi di violenza in cui il ragazzo ha dimostrato profonda aggressività con condotte auto ed eteroaggressive, come affermano gli stessi inquirenti, ha quindi disposto la custodia cautelare in carcere con il collocamento in un'apposita sezione psichiatrica per garantire al 21enne un regime di trattamento terapeutico adeguato alle patologie riscontrate. Sono stati quindi poliziotti del commissariato di Montevarchi ad eseguire l'ordinanza. Io vado molto orgoglioso di quasi 6 anni, anche più di 6 anni, alla presidenza di ESSO. Abbiamo lavorato molto, ci siamo concentrati su diverse dinamiche e abbiamo avuto sempre un comportamento estremamente corretto. E pur essendo un'azienda a capitale pubblico, è un'azienda che si muove nel mercato con una dinamica privatistica e che però ha sempre avuto a cuore procedure trasparenti e corrette, quindi tutte quelle questioni che erano frutto di quel dossieraggio dell'amministratore di Coingas Staderini sono state considerate per quello che erano, delle invenzioni per in molti casi non fondate. Quindi sono molto soddisfatto, perché erano questioni anche infamanti, no? Uso personale di carte di credito, dubbi sulla gestione di alcune sponsorizzazioni, insomma erano cose che completamente fraintese e che attenevano a procedure estremamente corrette. Francesco Macri commenta così la richiesta di archiviazione rispetto all'accusa di peculato come presidente di Estra, un filone della più ampia indagine che riguarda Coingas e la sua nomina come presidente della Multiutility. In questo caso non c'è stato processo, il pubblico ministero, terminate le indagini, ha ritenuto di chiedere l'archiviazione. Macri era stato sostanzialmente accusato di utilizzare a fini personali i denari di Estra. Ecco, come lei ricordava, l'altro procedimento è appunto ancora in corso, ma crede che questa archiviazione, come lei giustamente ricordava, qui non c'è stato un processo, possa pesare, o magari se lo augura? Me lo auguro che sia, come dire, un inizio positivo dopo anni di pesantezza o comunque di sopportazione. Ecco, non augura nessuno subire una procedura giudiziaria, addirittura un processo. È molto faticoso, perché poi tra l'altro verte su questioni in punta di diritto e a volte ci sfugge, non si comprende nemmeno la ragione del motivo per cui si è sottoposti al processo. E quindi insomma è estremamente pesante. Quando uno ha la coscienza esposta, ha solo lavorato e lavorato molto, per carità, qualche errore lo si può commettere sempre, ma non sicuramente reati. Quindi per me è comunque chiaro ed evidente come si è sviluppata la dinamica della mia nomina. È altrettanto chiaro ed evidente che non mi sono mai occupato delle consulenze di Coingas, avendo molto il mio bel da fare nella guida di Estra. Sicuramente il processo ha interrotto un cammino e ha indebolito una grande azienda come Estra, e credo che quindi sia il processo sia soprattutto la mia assenza in qualche modo ha interrotto il rapporto solido che si è restaurato con la città di Arezzo, e in questo periodo difficile sicuramente poteva fare un po' la differenza. Non avrebbe risolto grandi questioni, ma era un presidio, comunque un punto di riferimento solido per la città, essendo una delle più importanti aziende a livello italiano nel settore. Stiamo vivendo ancora la fase. Tra i doni più duraturi ci sono i libri. Un libro talvolta riesce persino, non sono io ad averlo detto, a cambiare la vita delle persone, quindi è bene fare una riflessione anche su
questo tipo di regali che potrebbe trovare anche un consenso maggiore di quello che pensiamo. Libri al prezzo simbolico di un euro per poter consentire così a tutti di leggere e studiare. Questa l'iniziativa della Biblioteca di Arezzo che, oltre al consueto servizio di prestito, ha deciso di promuovere una nuova campagna di vendita al costo di mero rimborso. Si tratta di libri di cui la biblioteca dispone di una pluralità di copie, perché di alcuni testi noi abbiamo veramente edizioni diverse, e quindi sono testi che noi mettiamo in vendita ad un euro. Il prezzo è estremamente conveniente anche per invogliare i lettori, perché purtroppo noi sappiamo che il tasso dei lettori nel nostro paese non è molto elevato, decisamente no, non è elevato. Sono pochi coloro che leggono tre libri all'anno. C'è purtroppo una moltitudine di persone che non legge mai un libro all'anno. Quindi una delle missioni della biblioteca è proprio quella di sollecitare la lettura. E in tal senso noi mettiamo in vendita questi libri. Si tratta di libri nuovi ed usati di narrativa, saggistica, arte per bambini, che saranno in vendita sino al prossimo 30 dicembre. I libri sono qua nell'ingresso principale della biblioteca, quelli per adulti, sia di narrativa che di saggistica, quindi di vari generi che appunto i cittadini possono scegliere per la vendita, mentre invece tutti i libri per bambini e per ragazzi 0-14 anni si trovano nella sezione ragazzi, che si trova in via dei Pileati 12. Ma è una marcia indietro per certi aspetti, sì, ma è anche, come dire, è anche la presa d'atto che questo tipo di iniziativa, che ricordo la giunta prevedeva che, come dire, insieme ad altre iniziative volte al contenimento dei consumi energetici, erano di tipo sperimentale, appunto, come tutte le sperimentazioni, poi i feedback che se ne ricava poi possono essere, come dire, supportare poi delle scelte diverse. Quindi abbiamo avuto in questi giorni numerose segnalazioni da parte di cittadini, imprese, operatori di servizi pubblici che appunto manifestavano determinati tipi di problemi, di disagi, per cui è stato ritenuto che questa sperimentazione al momento terminasse. C'è anche il periodo natalizio in cui si avvicina, quindi c'è più movimento, e anche il periodo dell'anno che ovviamente è più buio, perché poi dopo, da gennaio, già le giornate inizieranno a essere più lunghe, le giornate di luce, e quindi anche l'effetto poi si potrà in qualche modo rivalutare come riintervenire, ecco, nel caso. Però, ma questo è stata una scelta dettata un po' dalle condizioni, ecco, Ecco, allora, intanto volevamo capire se è stata una scelta che effettivamente ha determinato un risparmio, e leggendo un po' tra le righe di quello che dice lei adesso, è un qualcosa che è una sospensiva, diciamo, di questa decisione, o comunque tornerà tutto come prima e non tornerete, insomma, su questa decisione? Questo ora non lo possiamo dire. Al momento è una sospensiva. È una sospensiva per le motivazioni che ho detto, e poi sono anche dichiarate in una delibera, insomma, che nasce appunto, come ho detto, da questo riscontro che abbiamo avuto sulle nostre cittadine. I risparmi stimati sulle due ore di non accensione erano stimati per il 2023 intorno a 300.000 euro. È chiaro, questo, i risparmi dipendono molto dal costo dell'energia. Il costo dell'energia viene rivalutato nel contratto che abbiamo ogni tre mesi, quindi i conti le potremmo usare solo a consuntivo. Quindi consuntivo 2003. Si era fatta una previsione, perché nei bilanci della pubblica amministrazione bisogna accantonare delle somme previsionali e poi dopo devo fare i conti finali. Lo scenario non è bello, ribadisco il concetto, quindi la paura e il rischio è quello che poi, se la situazione da un punto di vista dell'approvvigionamento di gas metano per il sistema paese dovesse in qualche modo andare in sofferenza, che poi vengano prese delle iniziative dall'alto di taglio.
rispetto a tanta superficialità, tanti stereotipi oggi dominanti, credo che rileggere i classici, questo tipo di classici, i tragici antichi, i filosofi antichi, sia un'esperienza straordinariamente formativa. Le opere di Eschilo, Sofocle, Euripide riescono a sollevare ancora oggi questioni con cui dobbiamo misurarci come uomini e come cittadini. Ad interrogarsi e ad interrogare sulla questione è così Emanuele Stolfi, docente dell'Università di Siena, nel suo ultimo libro. È un libro questo che io ho definito per molti, non per tutti, ma per molti, La giustizia in scena, un rapporto fra la tragedia greca e il teatro, cioè fra il teatro e il tribunale, fra il teatro e il diritto, fra l'attore, che in greco è l'ipocrites, e l'oratore, che è il rhetor. Non dobbiamo cercare l'attualità a tutti i costi nei testi degli antichi, dobbiamo cercare degli strumenti per pensare criticamente, per pensare in libertà con la nostra testa, per saperci porre le questioni prima ancora di trovare le domande. Io questo credo che la tragedia greca del V secolo a.C. ancora possa dare al giurista di oggi, al cittadino di oggi. C'è una griglia di problemi, di questioni sulle quali riflettere, che sono le grandi questioni della convivenza umana. Questa sera al Museo Amaranto viene premiato Mirko Lazzarini, un riconoscimento a uno dei giovani più interessanti della scorsa stagione, ed è anche un giocatore che in questa stagione sta veramente dando il meglio di sé. Beh, immagino che da parte tua ci sia grande soddisfazione. No, per me è un onore ricevere questi premi, che rappresentano proprio un emblema per la città, appunto per quanto riguarda Minghelli, per ciò che rappresenta per Arezzo e la tifoseria. Ringrazio appunto il Museo Amaranto, che mi ha concesso questa grandissima soddisfazione, e spero di continuare così anche quest'anno. Ecco, quest'anno davvero stai facendo cose straordinarie. Oramai sei diventato un centrale di difesa, ma sei un giocatore che può essere definito un tuttocampo. Ah, io, come dico sempre, dove il mister mi mette, gioco. Ora sto facendo bene centrale, vediamo più avanti e speriamo di centrare il nostro obiettivo, che è l'obiettivo principale, è quello di vincere, e dobbiamo riuscirci a tutti i costi. Domenica è arrivata questa bellissima vittoria, uno squillo da parte dell'Arezzo, ci voleva in un momento forse di flessione. Sì, dopo la brutta sconfitta di Ostia non era neanche scontata andare lassù a Biancastagnaio e ottenere questa vittoria. Siamo stati veramente bravi e sono convinto che se affrontiamo ogni partita con questo piglio riusciamo veramente a toglierci delle grandi soddisfazioni. Tutto positivo, bella partita, presa nel modo giusto. Abbiamo fatto esordire tre bambini nel 2005, tutti e tre molto bravi. Questo testimonia di grandissimo lavoro che stanno facendo il settore di Maria. Special modo di Ignore, se stanno facendo un campionato straordinario. Doppiamente contenti per il passaggio del turno, per l'esordio di questi bambini e per l'impegno notevole di tutti quelli che sono andati. L'importante era comunque passare il turno, perché è una competizione in cui teniamo, che è importante secondo me arrivare, o tentare di arrivare fino in fondo. Sono contento perché sono tornato al gol con questa maglia, quindi mi fa piacere, abbiamo vinto e questo deve essere una spinta in più. Come quella è stata domenica, è stata importantissima, ci ha dato anche morale oltre che altre cose simili. Penso che dobbiamo continuare sotto questa falsariga, perché possiamo toglierci davvero delle soddisfazioni.